Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale di Campoli, in Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione, vi riferisce sulla partitissima Bocale Bovalinese. Siamo nel campionato di promozione, girone B Calabria. Le formazioni che sono già in campo: Bocale Leonardi, Parrello, Fava, Guerrisi, Brancati, Calarco, Secondi, Foti, Barbuio, Laurendi e Gatto. A disposizione del mister Filippo Laface, Fosso, Bianchi, Scilipoti, Postorino, Gullì, Wojcik e Duran. Bovalinese, D'Agostino, Giovanni Manglaviti, Audino, Sebastiano Romeo, Maviglia, Martino, Marco Romeo, Sebastiano Manglaviti, Federico Vita e Bruzzaniti. A disposizione del mister Alberto Criaco, Antonazzo, Clemente, Nicita, Libri, Murdaga, Cusato e Pizzata. Pronti via. Bocale che si schiera alla sinistra dei nostri teleschermi, casacca bianca con i pantaloncini e i calzettoni. Bovalinese, casacca amaranto con i pantaloncini e i calzettoni alla destra dei nostri teleschermi. La terna arbitrale è composta dal signor Alessandro Gervasi di Cosenza, collaborato da Bruno Idà di Vibo e Giuseppe Fanara di Cosenza. Aggancia Peppe Foti, questi è Parrello, dialoga con Guerrisi, ancora Parrello, piattone sinistro, entra in tackle scivolato ma viene intercettato da Laurendi. L'arbitro opta per il calcio piazzato a favore della formazione ospite sulla linea di battuta Audino. Con questo lancio in avanti sulla tre quarti, un colpo di testa da parte di un difensore, palla che rimane lì, cerca di andarsene, tutto regolare. Sono in compagnia del collega Domenico Geria. Buon pomeriggio a tutti e buona partita. Per quale testata? Di Regione del Pallone. Che scenario prevedi? Sarà una bella partita sicuramente, si affrontano le due squadre che in questo girone di ritorno hanno fatto più punti, quindi sicuramente daranno il massimo per ottenere il bottino pieno. Ci aspettiamo di godere un bello spettacolo. Due difese arcigne, agguerrite. Sì, hanno entrambe molta esperienza e si sono perfezionate nell'ultimo mese, soprattutto dopo il mercato di dicembre. Stanno prendendo pochi gol. E vedremo se alla fine prevarranno le difese o gli attacchi. Stress, ansia ed emozioni, serve il personal trainer per gestirli. Sì, sono quelle partite dove serve tantissimo la concentrazione per poterle superare senza intoppi. Più che altro, più che il personal trainer, servirebbe uno psicologo prima di certi incontri. Attacca la Bovalinese. Sono comunque di fronte due formazioni, specialmente la Bovalinese, che hanno militato in campionati superiori, anche il Bocale per la verità, ma la Bovalinese è arrivata anche in Serie D ai tempi di Linarello, mentre ai tempi invece di Giovanni Ferrigno è arrivata nel campionato di eccellenza regionale, anche il Bocale. Hanno una buona tradizione, ovviamente la Bovalinese un po' di più, ha conosciuto palcoscenici ben superiori, anche perché rappresenta un comune di un certo livello, sia da un punto di vista degli abitanti, insomma, che della grandezza, quindi merita davvero un ottimo palcoscenico. Parrello in avanti, Guerrisi cerca di liberarsi di un avversario, palla che rimane lì in fallo laterale e sarà la formazione di casa. 3 minuti e 30 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Campolo di Bocale, sempre 0-0 fra la formazione locale di mister Filippo Laface e la Bovalinese del trainer Alberto
Criaco, palla che spiove in profondità, va alla presa aerea Leonardi, osserva il piazzamento dei compagni e quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, aggancia dalla parte opposta Maviglia, ma sui piedi di un attaccante locale può partire il contropiede del Bocale per linee laterali. In possesso di palla Parrello, non si chiude il triangolo di Foti e allora viene chiamato in causa il lontano Leonardi. Con tutta calma, è una partita speculare. Sì, si stanno ancora studiando le due formazioni, anche perché è giusto fare attenzione e non commettere errori fin dall'inizio per non compromettere l'andamento del match. Sicuramente ci sarà una fase di studio iniziale, poi al momento giusto ci sapranno far divertire queste due squadre. 5 minuti e 5 secondi nel primo tempo, risultato ad occhiale al Campoli di Bocale, opposto alla Bovalinese. Allora mister, è stata una vittoria sudata dopo un primo tempo sonnolento dove nessuna delle due squadre si è fatta male, poi nel secondo tempo si è visto un Bocale diverso, soprattutto nell'atteggiamento, ha cercato subito il gol alla fine è arrivato contro una squadra che dietro era davvero abbastanza equilibrata. Bravo Gatto, bravo anche il Bocale però a non rischiare nulla nel secondo tempo o comunque nell'arco dei 90 minuti. Oh, hai fatto come al solito un esame giusto. Il primo tempo noi abbiamo giocato malissimo, ma dove stanno i meriti del Bocale, dove stanno i meriti della Bovalinese? Io sapevo, avevo notato gli atteggiamenti sbagliati in questa settimana, quelli di sufficienza, eravamo troppo sicuri, noi eravamo, io ho vissuto una finale buttando le sette camici per raccomandare di non prendere il tuo campo questa squadra è una squadra di categoria, una squadra forte, una squadra importante che secondo me vale più della classifica attuale, assolutamente. Il primo tempo hanno avuto loro, uscivano bene, sulle seconde palle erano sempre prima, erano meglio messo di noi in campo e soprattutto erano più reattivi, noi non riuscivamo a fare del passaggio di seguito, non avevamo i tempi dell'azione, eravamo troppo dietro, eravamo troppo avanti, dovevamo tenere palle e la davamo. Abbiamo sbagliato tutto in poche parole. Siamo stati bravi però, consentimi, a non dare la possibilità di creare alcuna palla gol, nonostante la supremazia territoriale della Bovalinese. Nel secondo tempo, penso che l'avete vista tutti, noi abbiamo fatto prima del gol altre quattro palle gol, lì è stato bravissimo il portiere, ma lo sappiamo tutti che portiere è, e quindi è chiaro, questa era una squadra che era venuta a Bocale per giocarsi la partita e anche per vincerla. Noi siamo stati bravi a sfruttare quell'errore che hanno fatto loro, c'è stato un buco centrale, una palla l'ho letta bene, mi pare che non sono riuscito a scivolare bene, per cui si è insinuato bene Gatto, lì era un colpo di fortuna, è riuscito quel tiro all'angoletto, per poco D'Agostino non lo prendeva, però alla fine ritengo che il risultato non fa una piega. Ti ripeto, primo tempo di marca Bovalinese senza creare però nessun fastidio, nessuna azione gol, una supremazia territoriale importante. Nel secondo tempo loro hanno ceduto a centrocampo completamente, ma d'altronde era molto difficile tenere quel ritmo. Nel primo tempo ci raddoppiavano, ci pressavano in tutte le zone del campo, non siamo usciti mai con una palla tranquilla e serena, con una palla senza il loro pressing. Nel secondo tempo un pochettino sono allungati e poi onestamente è cambiato l'atteggiamento tattico pure della nostra squadra, per cui l'atteggiamento tattico è mentale, eravamo troppo timorosi, non lo so se sì, troppo timorosi, soprattutto giocavamo con supponenza, alla ricerca del tocco. Nel primo tempo abbiamo visto come bisogna giocare e affrontare le partite in questa categoria, nel secondo tempo invece la squadra ha fatto quello che fa di solito. Abbiamo vinto, siamo rimasti con la porta inviolata ancora una volta e abbiamo trovato una buona quadratura tattica. Oggi mancava Mercurio, il ragazzo però ha fatto una bella partita, però dai, devo dire bravo a tutti, nonostante alcuni uomini oggi, soprattutto nel primo tempo, alcuni uomini importanti mi sono sembrati un pochettino giù di tono, però è dal primo agosto che tiriamo la carretta e quindi ci possono stare anche queste partite, anche di queste partite, di questi tipi di approccio, insomma. Però bisogna, ecco, io ricordo
Voglio ricordare a tutti che noi non siamo una squadra di fuori classe, che veniamo l'anno scorso facevamo la Serie A. Siamo una squadra di promozione e abbiamo giocato contro una delle migliori squadre di promozione sicuramente. Mister, avete retto senza, correndo solo qualche rischio a inizio secondo tempo, non avete di fatto avuto grossi pericoli in difesa, avete pagato quell'errore in disimpegno, forse vi è mancato però anche la spinta offensiva dove il Bocale comunque è riuscito sempre ad arginare le vostre iniziative. Sì, sicuramente oggi il reparto difensivo ha retto bene, anche se devo dire che il primo tempo è stato di marca nostra, perché alla fine aggredivamo bene in avanti e non facevamo uscire il Bocale. Sapevamo pure di qualche loro giocata col portiere che l'allunga sui due esterni e poi che entrano dentro, colpiscono di testa e mandano barbuio, quindi eravamo preparati a tutte le giocate al Bocale. Il primo tempo abbiamo retto bene e c'è stato un predominio secondo me territoriale da parte nostra. Il secondo tempo abbiamo concesso anche qualcosina al Bocale, più di qualcosina, secondo me abbiamo concesso qualche palla che la potevano anche concludere meglio, fermo restando che se avessimo pareggiato, voglio dire, oggi non avremmo rubato nulla. Purtroppo il gol poi è nato su uno svarione del singolo, su un liscio, diciamo così, del mio capitano, che voleva mandare la palla sul lungo e purtroppo gli è rimasta dietro. Però va bene, noi sapevamo che oggi giocavamo con la prima della classe, sapevamo che ci sono diverse migliaia di euro tra la nostra formazione e la loro, quindi e sapevamo anche la caratura dei loro giocatori e la caratura dei miei giocatori, fermo restando che credo che sugli 11, sui miei 11 giocatori oggi hanno fatto una grandissima partita. Sono stati stoici, perché alla fine tenere 75 minuti, mancavano circa 8 minuti, 75-77 minuti qui a Bocale, però va bene così, adesso ci rimbocchiamo le maniche, domenica abbiamo la Bagnarese e va bene così. Avete dimostrato comunque oggi, come dicevano anche i numeri, che siete insieme al Bocale la migliore squadra per il momento almeno del girone di ritorno. Si è visto in campo una sfida equilibrata dove appunto è stato il guizzo del singolo a decidere l'incontro. Sì, credo che noi, l'avevo detto già domenica scorsa, a noi piace giocare, come ben si vede noi cerchiamo sempre di mettere la palla a terra e di giocare. Oggi magari al secondo tempo potevamo fare meglio, non abbiamo fatto, però sono davvero contento di quello che oggi la mia squadra ha dato, perché ha buttato l'anima, poi se trovi una compagine che ha qualcosina in più, anche nei cambi, voglio dire, ho fatto entrare due ragazze del 2000, mentre da lì entrava Postorino, da me entrava un Nicita che è un 2000, quindi questa secondo me è la differenza tra noi e il Bocale. Francesco Costabile, direttore generale della Bovalenese, a lui il microfono per commentare questo match. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato nel primo tempo, abbiamo fatto una bella prestazione. Se ci fosse stato un gol non sarebbe stata una pecca, diciamo, perché abbiamo giocato anche noi alla pari della prima in classifica. Nel secondo tempo loro sono usciti un po' alla distanza e noi abbiamo giocato un po' in modo con timore, diciamo, però alla fine è uscita come si dice, il tiro della giornata, il singolo, e ha fatto la rete. Perché se la partita fosse finita magari allora sì, hanno avuto tre chiare occasioni da gol, ma diciamo che non ci siamo difesi bene, è andata così, senza demerito. Ora domenica andiamo a affrontare la Bagnarese, che oggi ha perso con la Rimbolese in casa, e vediamo, siamo ancora lì in zona playoff. Avete affrontato l'avversario a viso aperto, avevate di fronte i primi della classe. Esatto, ma noi tutte le partite stiamo facendo così, da dopo dicembre, che magari nell'andata abbiamo avuto qualche piccola pecca, nel giorno di ritorno affrontiamo tutte a viso aperto. Basti pensare che noi abbiamo 5 vittorie, un pareggio, e questa è la prima sconfitta che ci capita nel giorno di ritorno. Affrontiamo domenica, ripeto, andiamo ad affrontare in casa la Bagnarese, l'affronteremo a viso aperto, sapendo di giocarci una grossa fetta del nostro campionato. Dopo anni di letargo anche la tifoseria si è svegliata e l'ambiente segue con soddisfazione anche l'andazzo, l'andamento e l'andatura. Di questo siamo contenti e orgogliosi, perché vuol dire che stiamo facendo, da 2-3 anni a questa parte, stiamo facendo le cose per bene, quindi la tifoseria si è avvicinata a noi e speriamo che sia ancora più congrua domenica in casa. Bovalenese in ogni caso in questo rush finale se la giocherà tutta per la griglia dei play-off.
Sì, certamente, sì, siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine. Ripeto, adesso abbiamo la Bagnarese, abbiamo la Rombiolese, andiamo a giocare a Rombiolo, poi abbiamo due partite in casa consecutive con Real Gioia e Filogaso, due pericolanti da prendere sotto gamba logicamente perché lottano per salvarsi. Affronteremo anche loro a viso aperto sperando di fare sempre bottino pieno. Oggi direttore sportivo Nino Cogliandro, ma fino a ieri grandissimo calciatore. A lui il microfono per commentare questa importantissima vittoria che mette una seria ipoteca alla vittoria finale, anche se ancora non bisogna gridare vittoria. Beh, senza alcun dubbio oggi abbiamo affrontato forse la squadra più in forma insieme a noi del campionato, reduce da ben 5 vittorie consecutive, e per noi averla vinta è motivo di soddisfazione non tanto dal punto di vista appunto come Bocale Calcio ma come classifica in generale, anche perché ho saputo da poco forse la sconfitta della Bagnarese in casa insomma l'allontana da ben 9 punti a 8 partite dalla fine del campionato, però giustamente abbiamo l'insidia ancora gioiosa ionica, questo è tutto da vedere anche perché abbiamo lo scontro diretto là, insomma ci sono diverse situazioni ancora. Senza alcun dubbio questo ci ha dato un input sicuramente positivo per la vittoria finale, perché aver battuto una squadra come la Bovalinese, che avete visto tutti, si è difesa alla grande, non ha mai tirato in porta, credo che il nostro portiere si siamo meritato un bel SV sicuramente, e noi nel secondo tempo abbiamo un po' pigiato di più sull'acceleratore dopo un primo tempo anomalo dove non trovavamo spazio. E per quanto riguarda, appunto, tornando alla domanda che mi hai fatto per la vittoria finale, io ti posso dire che questa era una delle partite più importanti. Averla superata senza alcun dubbio mi mette più verve addosso a me e a tutto l'ambiente, perché effettivamente il Bovalino aveva costruito soprattutto a dicembre con qualche azzeccata acquisto, qualcosa di veramente bene, e i risultati appunto ne parlano chiaro. Oggi si è messo in luce un enfant prodigio, un golden boy diciamo del calcio locale, Gatto, interessato da tutte le selezioni regionali e anche della nazionale, se non andiamo errati. Lunedì infatti lui sarà a Frosinone per un amichevole con la nazionale Under 17, è un ragazzo che sta facendo veramente bene anche in nazionale, infatti l'ultimo allenamento che hanno giocato non so quale squadra ha fatto una tripletta, anche oggi ha dato da fila da torcere ai collaudati difensori del Bovalino, è sicuramente un ragazzo che è visto con interesse non solo da noi che abbiamo il cartellino e giustamente un 2001 appunto che ci teniamo tantissimo, ma soprattutto da tutta la Calabria ha chiamato e anche fuori dalla Calabria per avere notizie di questo ragazzo che è veramente interessante. Il bomber Postorino non è al 100% ma fa ben sperare un rientro dopo una lunga assenza. Due mesi senza di lui sono stati due mesi di vittoria, però chi è Postorino non lo dico io ma lo dicono i numeri, i fatti, che da solo può risolvere in qualsiasi momento una vittoria. Questa appunto ancora ci mette più forza e più coraggio affinché arriviamo alla fine come primi nel nostro girone. Prossimo turno? Mi sembra che sia Filogaso, una squadra niente male, che qua abbiamo vinto solo all'ultimo minuto, però ci aspettiamo anche da loro una lezione di difensivismo, perché come hai visto oggi il Bovalino, malgrado abbia una squadra di spessore, non ha mai impensierito la nostra porta, è venuto a difendersi, lo 0-0 per loro era acqua santa. La stessa cosa suppongo sia il Filogaso, perché abbiamo attaccanti, soprattutto Barbu, il ragazzo argentino che è venuto da poco e che con le difese quando si aprono un pochettino da filo da torcere veramente. Comunque il Bocale ha costruito quelle 5-6 palle gol complessive. Sì, il secondo tempo ci siamo un po' svegliati, anche perché la strigliata di La Face come al solito ha fatto bene nell'intervallo, e diciamo che andiamo avanti così e speriamo appunto di più presto possibile la domenica di avere la matematica certezza di fare il campionato che più ci compete senza offesa a livello societario e a livello anche di giocatori quest'anno, a livello di staff tecnico, cioè quello di eccellenza. Una squadra attrezzata con grandi sacrifici economici, fisici, spirituali, materiali,
psicologici. Sì, diciamo che a dicembre abbiamo fatto una virata clamorosa, cioè nel senso sono andate via tre ragazzi di sicuro valore, tipo il portiere che oggi abbiamo incontrato, hai visto bene che ha tenuto a galla il Bovalino, dopo Libri che sta facendo benissimo con l'Aurora in eccellenza, e Carbone che è a Cotronei e sta segnando, è un attaccante sicuramente che non lo scopro io, però sono entrati tipo Postorino, un ragazzo che in questo campionato ha fatto sempre 15-20 gol, e abbiamo preso un ragazzo eccezionale 2000 di Gioia Tauro che si chiama Mercurio. E soprattutto c'è il risveglio di alcuni ragazzini 2000 e 2001 che stanno facendo bene, il buon mister insieme al grande lavoro di Enzo Bevacqua del settore giovanile stanno portando avanti, e dopo non trascuriamo l'apporto degli argentini che sicuramente hanno dato pure loro una marcia in più. Ancora presto per fare progetti e programmi? Sì, fin troppo presto ancora.